Salve professoressa, io parto parlandovi dei cosiddetti poeti nuovi, ovvero questo nuovo ramo dei poeti che si insinuò all'interno della società romana a partire dal primo secolo a.C. Questi nuovi poeti vennero presi sotto accusa da parte di Cicerone perché la loro tendenza era quella verso un'eliminazione delle tematiche classiche latine, quindi dei concetti principali della cultura latina. E infatti loro andavano sempre più verso lo sperimentalismo di nuove forme e di nuove tematiche provenienti dalla cultura greca. Infatti una parte della causa di questi nuovi poeti deriva dall'incontro sempre più consistente che stava avvenendo tra la società romana e la società greca ellenistica. Infatti parliamo anche di ellenizzazione della società romana. I greci forse erano un po' più evoluti sotto questo punto di vista, erano capaci di usare tematiche molto diverse rispetto a quelle dei romani, usare sia quelle vecchie ma anche quelle nuove, e sperimentavano anche nuove forme. E quindi questa è anche una parte, una percentuale della causa della nascita di queste figure. Anche se stava avvenendo all'interno della società romana, stava avvenendo qualcosa di nuovo. Infatti, all'interno dell'aristocrazia stava nascendo un nuovo tipo di poesia molto, molto più leggero, corto e destinato all'uso privato, le cui tematiche erano abbastanza differenti da quelle classiche. Un tema privilegiato è sicuramente l'amore, che userà anche l'autore principale di questa lezione, ovvero Catullo. Infatti l'amore prima era visto quasi come una malattia, qualcosa di fastidioso, invece con questi nuovi poeti diventerà qualcosa di bellissimo, una tematica molto usata, e infatti sarà oggetto e tema di molte opere di Catullo con la sua amata. I poeti nuovi, detti anche neuteroi, sarebbe la grecizzazione del nome latino dato da Cicerone in senso dispregiativo. Si sono diffusi intorno al primo secolo a.C. a Roma e vengono appunto nominati, detti in tono dispregiativo da Cicerone, poeti nuovi, poiché quest'ultimo ritiene che vogliano distruggere quelli che sono i capisaldi, le fondamenta della cultura e della virtù romana, come per esempio il Mos Maiorum. Inoltre la poesia neoterica si allontana dalla tipologia di poesia romana e riprende quella che era la letteratura greca, tanto è vero che vengono definiti poeti callimachei. Inoltre, questo processo si sviluppa intorno al secondo secolo a.C., 100 anni prima, quando l'impero romano inizia ad entrare in contatto con le popolazioni greche. I poeti neoteroi provengono quasi tutti dalla Gallia Cisalpina, non sono riusciti a non, han, non hanno creato scuole, però avevano la possibilità di entrare a contatto fra di loro, di dialogare. Inoltre, alla base della poesia neoterica vi è l'otium. L'ozio è visto appunto come uno stato fruttuoso, poiché durante il riposo arrivano le idee migliori, i benesseri, i piaceri individuali e privati che si allontanano dall'attività politica. A differenza, come in realtà, come ha detto Alessandro, un altro caposaldo della poesia neoterica è l'amore, perché viene visto dai poeti neoterici come appunto il senso della vita. E inoltre diciamo che la poesia neoterica si basa anche sull'ars e sulla brevitas. L'ars è la cesura, mentre la brevitas è la cortezza delle poesie, l'arte di non essere prolissi. Infatti proprio Callimaco dice che preferisce delle poesie non molto lunghe, ma di qualità. Inoltre possiamo dividere gli epicurei dai poeti neoterici, poiché gli epicurei vogliono i piaceri senza turbamenti, quindi vedono l'eros come un demone, un qualcosa da cui devono scappare, devono fuggire, a differenza appunto dei poeti neoterici che invece vedono l'amore come il senso della vita, tanto è vero che Catullo utilizza questa tematica in quasi tutti i suoi frammenti nominando Clodia.
Quando pensiamo alla poesia neoterica ci salta subito in mente la figura di Catullo, infatti le sue poesie ne sono il documento più importante. Per quanto riguarda la vita di Catullo, le notizie che abbiamo sono incerte e scarse, in quanto non ci è giunta alcuna biografia antica. I suoi carmi, così diciamo che restano l'unica fonte principale per conoscere la sua vita, ma soprattutto diciamo per comprenderne in generale personalità e stati d'animo. La vita di Catullo è molto celebre perché è una vita breve ma molto intensa. Egli nasce a Verona, nella Gallia Cisalpina, da una famiglia agiata, una famiglia benestante, e questo lo capiamo dal fatto che comunque Giulio Cesare è stato più volte loro ospite nella villa a Sirmione, sul lago di Garda. Invece, diciamo che però Catullo non nutriva una particolare simpatia nei confronti di Cesare, e questo lo capiamo dal fatto che comunque in alcuni dei suoi carmi lui utilizza delle parole terribili nei confronti di quest'ultimo. La data di nascita anch'essa è molto incerta. Girolamo si rifà a Svetonio e la colloca nell'87 a.C., fissando così la morte 30 anni dopo nel 57. Però noi sappiamo che Catullo nel 55 era ancora vivo, e quindi con la data di morte dobbiamo di conseguenza abbassare anche la data di nascita, cioè diciamo grosso modo intorno all'84 a.C. Catullo sin da bambino riceve un'educazione seria e molto rigorosa, e diciamo come usanza per i giovani di buona famiglia, intorno al 60 a.C. egli si trasferisce a Roma, ed è qui, in questa città, nella capitale dell'impero, che egli, diciamo, scopre le sue doti di scrittore. Come diceva Chiara, Catullo arrivò a Roma e iniziò a frequentare ambienti di diverso genere, anche di carattere politico. Ma ad onor del vero, va detto che lui non partecipò mai attivamente alla vita politica, infatti non guardava di buon occhio i politici del tempo che, sempre a detta del poeta, erano tutti corrotti. Inoltre va detto che la sua poesia leggera e disincantata era ben distante e stonava con gli ideali politici tanto osannati e decantati dai poeti precedenti. A Roma Catullo visse anche le sue prime storie d'amore, addentrandoci nel campo del dicitur. Alcuni pensano che abbia anche una storia d'amore con un giovinetto di nome Giovenzio, ma la storia d'amore celebre e soprattutto grazie alla quale Catullo passò alla storia, è quella con Clodia, una storia d'amore caratterizzata da odio e tamo, alti e bassi. Catullo canta Clodia, sorella del tribuno Clodio, con il nome di Lesbia, un chiaro riferimento alla poetessa greca Saffo dell'isola di Lesbo. Questa storia d'amore influenzò non poco la vita di Catullo, tant'è vero che quando morì il fratello per mor una morte prematura, lui tornò nella sua città natale, a Verona. Ma ritornò a Roma, poiché nella capitale iniziò a girar voce che Clodia stesse intrattenendo una relazione amorosa con un certo Celio Rufo. Allora Catullo, ricolmo di gelosia, tornò a Roma e, tra molte virgolette, sistemò i suoi problemi di cuore. Ma ancora una volta dovette allontanarsi dalla capitale, stavolta per motivi economici. Infatti le sue finanze erano ridotte all'osso a causa della sua incapacità di amministrare i beni. Questo viaggio doveva servire a Catullo anzitutto per allontanarsi dalle sue pene d'amore e dalle sofferenze generate da Clodia, ma anche, come ho già detto, quindi per ristabilire un certo equilibrio economico. Ma alcuni dicono che in realtà questo viaggio fu del tutto inutile, infatti l'unica nota positiva, soprattutto per noi, fu che in quell'occasione di tale viaggio lui visitò la tomba del fratello.
E questo episodio ispirò il Carme 101 di Catullo. Carme è importantissimo perché verrà ripreso da Ugo Foscolo in Morte del fratello Giovanni. Ci troviamo intorno al 57 a.C., quando Catullo compie questo viaggio e fa visita alla tomba del fratello e compone il Carme 101. Quindi ci troviamo al termine della vita di Catullo, una vita breve. Se ci dovessimo chiedere perché muore Catullo, e beh, non lo sappiamo, ma ciò che è sicuro è che non fu una morte violenta, non fu un omicidio, perché se no ne avremmo avuto traccia. Alcuni pensano che ad uccidere questo grande poeta fu un male sottile che colpisce prima la testa e poi logora il corpo. Fatto sta che in una vita molto breve Catullo visse in modo molto intenso. Di Catullo sopraggiungono 116 carmi riuniti tutti in un unico componimento, detto il chiamato Liber. Questo Liber non è stato scritto da lui, bensì da qualcun altro dopo la sua morte. Fatto sta che questo componimento è diviso in tre tipi di testi. Il primo testo, i primi testi sono chiamati Nughe, ovvero dal primo carme al 60 sono chiamati Nughe, ovvero componimenti brevi e leggeri. I secondi sono i carmina docta, che sono più pesanti e lunghi, infatti sono solamente 7 che vanno dal 61 al 68, e gli epigrammi che vanno dal 69 fino al 116, ovvero il resto. Questi epigrammi sono sì componimenti brevi come le Nughe, ma sono scritti in distici elegiaci. Il tema principale degli epigrammi e delle Nughe, che vanno al setto contatto, è l'amore per Clodia, che è presa a spunto dalla poesia di Saffo, mentre il tema dei Carmina Docta sono i valori del suo tempo che lui cerca di dimostrare agli altri. Questi valori verranno poi presi dagli umanisti in futuro, come valori per passare dal Medioevo all'età moderna. C'è da dire inoltre che in questo libro abbiamo due dietiche. La prima è nel Carme 1, proprio all'inizio, a Cornelio Nepote, che però si distingue da un libro a parte, che era vera e propria dedica a Cornelio, che è detto il Libellus, e un'altra dedica ad Hortensio Ortalo, ovvero un nemico di Cicerone, che difende dei poeti nel Carme, tra il Carme 65 e il 66. Catullo nel Liber ci racconta l'amore per una donna. Questa donna è Clodia, che incontra a Roma. È più grande di lui di forse 10 anni. Lei viene cantata con uno pseudonimo. Infatti era proprio dei poeti nuovi cantare, elogiare la donna amata con un nome fittizio. Questo nome fittizio però poteva essere ricollegato, poteva avere dei riferimenti al nome vero della donna. Il nome che Catullo dà a Clodia è quello di lesbia, per due motivi. Il primo motivo perché ricordava l'isola di Lesbo, l'isola della poetessa Saffo e quindi la poetessa dell'amore. E il secondo motivo è perché dal punto di vista metrico Clodia e lesbia hanno la stessa valenza metrica. Clodia, inizialmente sposata, ma anche quando non lo sarà più, comunque sarà una donna libera, una donna disinibita, che appare così com'è, che tende ad utilizzare molto spesso anche gli uomini. L'amore per lesbia è certamente il nodo centrale e fondamentale della vita di Catullo e anche nella produzione catulliana. La storia d'amore tra Catullo e lesbia non ha precedenti nella letteratura antica. Infatti, Catullo è il primo a raccontare un amore attraverso dei Carmina, dove appunto ne racconta proprio le fasi di quest'amore, quindi la passione, i tradimenti, le gelosie, e fino ad arrivare anche alla contraddittorietà di questo sentimento amoroso. Infatti si può notare benissimo nel Carme Odi et Amo, dove Catullo prova due sentimenti contrastanti, la odia ma allo stesso tempo la ama.
Ai momenti felici possiamo ricollegare anche Carmina 2 e 3, che sono dedicati rispettivamente al passero di Lesbia, l'animaletto domestico, ecco. Nel primo Catullo racconta come questo animaletto rallegrava le giornate a Lesbia, e nel secondo, quindi nel terzo, Carme, racconta proprio la morte di questo passerotto e quindi di come Lesbia sta male agli occhi rossi. Ovviamente questo dolore colpisce di riflesso anche il poeta, infatti era proprio dei poeti nuovi elogiare l'animaletto domestico per elogiare la donna amata. Se non mancano i momenti felici, non mancano anche sicuramente i momenti di duro scontro, i momenti di sconforto. Il primo Carme in cui Catullo racconta proprio questa rottura è l'ottavo, che è intitolato In lotta con se stesso. Questo è un monologo interiore, un dialogo tra se e sé, in cui Catullo si dice a se stesso di non di considerare ormai ciò che vede di questa donna perso. Infatti si vede tutto quanto l'amore che Catullo ha per questa donna, però un amore che però non è corrisposto, non è da entrambe le parti. Infatti lei se n'è andata e lui decide di non amarla più. Però la decisione c'è, ma la mente e il cuore non dicono lo stesso. Nel Carme, quindi questo è un momento di forte delusione. Nel Carme 72, invece, intitolato Ad Lesbiam, si nota bene l'amore altalenante per Clodia. Infatti, nella prima parte si nota il rimpianto, invece, nella seconda parte, Catullo rimprovera l'amore per lei. Catullo inoltre ricorda Lesbia che in un momento di grande amore gli aveva detto addirittura di non voler avere nessun amante, neanche Giove considerato il migliore tra tutti gli amanti, se non lui. E questo concetto di Giove ritorna anche nel Carme 70, dove l'amarezza di Catullo lo spinge a definire le parole di Clodia addirittura parole al vento. Catullo dice addirittura di aver amato Clodia come un padre può aver amato i figli e i propri generi, che sono considerati un po' i secondi figli. E quindi cioè nel modo più puro, più tenero, più vero che una persona possa amare, possa fare. E quindi questo ci fa capire che non era un amore, era un amore se senza secondi fini, non era finalizzato ad un piacere personale, ecco. Nella seconda parte invece Catullo dice che sebbene lui brucia per lei, ora lei tuttavia gli appare più leggera, più superficiale, infatti perché tale offesa costringe l'amante ad amare di più, ma a voler bene di meno. Nel Carme 92, invece, intitolato Pensiero fisso, Lesbia ostenta disprezzo nei confronti di Catullo, contro il quale gli lancia delle frecciatine. Ma ciò non scoraggia il poeta, anzi gli fa pensare che, siccome lei ne parla così assiduamente, cioè sempre, evidentemente non vuole affievolire quella fiamma e non lo vuole dimenticare, quindi vuole tenere vivo il suo ricordo, altrimenti non ne parlerebbe così. Sicuramente la loro è stata una storia molto travagliata, però se Catullo per Lesbia fu uno dei tanti, anche se non è meno importante, invece per Catullo Lesbia fu la ragione della vita e forse l'unica donna che veramente abbia mai amato. Un libricino per Cornelio. Qui dono lepidum novum libellum, aridamo topumi expolitum, corne li tibinamque tu solebas, mea sessa liquid putare nugas, iamtum cum ausus sessunus italorum. Allora, questo è il Carme 1, quindi un po' il proemio del Liber di Catullo, è il testo iniziale. Come tutti gli altri proemi, è una sorta di bigliettino da visita con il quale l'autore si presenta al suo pubblico, ai suoi lettori, e ci si aspetterebbe che sia rifinito
rifinito ed accurato da un punto di vista stilistico formale. Questo testo rappresenta una dichiarazione di poetica, infatti Catullo ci indica le linee pragmatiche che lui intende seguire all'interno del suo Liber e ci dice anche a chi vuole comunque donare la sua opera. Infatti i primi due versi iniziano proprio con una domanda che Catullo pone a se stesso, ovvero a chi dono, a chi donare il mio libellum? Lui però già lo sapeva comunque a chi donarlo, infatti subito dopo risponderà alla domanda. Interessante notare che lui utilizza il termine libellum, quindi non liber, non libro, ma libricino, libretto, in aperta contrapposizione con l'epos, che invece vedeva dei componimenti lunghi ed articolati. Però Catullo vuole rivendicare la novità della sua opera, che è un'opera molto snella, molto, molto leggera, molto, molto agile. Successivamente definisce questo libellum novum, quindi nuovo, fa riferimento alla novità di contenuto e forma della sua opera, come già detto è un'opera molto snella. L'epidum, quindi, cioè grazioso, infatti fascino e grazia erano due canoni che i poeti alessandrini raccomandavano attraverso un'attenta elaborazione stilistica, e expolitum arida modo pumice, quindi levigato, perfezionato grazie alla ruvida pietra pomice. Successivamente, e qui fa riferimento al labor lime, questi riferimenti sono dei riferimenti comunque alla nuova poetica dei poeti novi, quindi di questo nuovo gruppo di poeti che si raccomandavano la brevitas, quindi elaborazione di testi brevi, il labor lime, che comunque era questa fatica per perfezionare, per eliminare comunque ciò che era aggiuntivo dai versi, dalle opere. Infatti basti pensare che Catullo elaborava velocemente i suoi carmi, che in un certo senso erano proprio gettati istintivamente, però poi tornava su questi ultimi proprio per fare questo lavoro di labor lime, questo lavoro di perfezionamento. Successivamente Cornelio Catullo nel terzo verso risponde alla domanda che si era posto precedentemente, ovvero a chi donare questo mio libellum? A Cornelio. Infatti Cornelio nipote era l'unico tra molti che considerava le opere di Catullo, le nuge di Catullo, come se contassero, come se valessero. Infatti Catullo dice: infatti tu solevi putare, ritenere le mie nuge, che le mie nuge contassero qualcosa, valessero qualcosa. Con il termine nuge si indicava appunto, si indicavano delle bazzecole, una poesia come gioco, delle cose di poco conto. Però c'è nel concetto una dichiarazione di poetica particolare, perché Catullo in un certo senso sta facendo una professione di modestia in relazione comunque alla sua opera, offrendo comunque una captatio benevolenze, quindi sta cercando di accaparrarsi la benevolenza del suo pubblico, dei suoi lettori, facendo però comunque una polemica nuovamente verso l'epos. Buongiorno prof, quindi allora dobbiamo dire che appunto con questo carme che Catullo quindi dedica a Cornelio, allo storico Cornelio nipote, quindi una raccolta di poesie che erano formate esclusivamente da carmi brevi. Inoltre dobbiamo dire che Cornelio nasce nel 100 a.C. nella stessa zona di Catullo, ovvero la Transpadania, e quindi oltre a essere uno storico fu anche un poeta dilettante nel genere eroico. Era un contemporaneo, ma soprattutto un ammiratore delle opere di Catullo, e infatti diciamo che lo invita a completare quindi dei versi che egli stesso chiama nuge, ovvero cose di poco conto, bazzecole, e quindi diciamo che usa questo termine proprio per una professione di modestia, cioè per identificare, cioè, la sua produzione leggera,
leggera, cioè senza appunto leggera, senza impegno, molto impegno, come una sorta di captatio benevolentiae, proprio per accaparrare quindi l'attenzione di chi lo ascolta. Inoltre prese di mira a coloro come Cicerone che appunto diciamo come Cicerone che appunto denigrarono il nuovo modo di comporre dei poeti nuovi. Inoltre diciamo che appunto Cornelio scrive un'opera divisa in tre libri che appunto fu proprio testimoniata da Catullo. Quindi omne et vum tribus explicar cartis doctis Jupiter et laborioris. Quindi cioè, lui dice solo tu osasti scrivere una storia in tre libri pieni di cultura e di lavoro, e cioè si fa riferimento proprio all'opera di nepote, cioè, che lui appunto gli causarono molta fatica e molto sudore proprio per gli causarono proprio per comporre quest'opera, e la stessa, quindi in modo indiretto anche Catullo quindi vuole appunto specificare, vuole sottolineare la sua appunto la sua fatica che lui fece per la stesura del Liber. Inoltre dobbiamo dire che Catullo in maniera velata vuole mettere a paragone la fatica che appunto lui fece nella sua opera con la fatica che Cornelio fece nella sua. Poi quaere ebe tib quicque quidoc libelli qualecunque, cioè riviene utilizzato il termine libelli e il diminutivo, cioè che ci fanno capire che questo carme ha una appunto ha una struttura circolare, cioè inizia e finisce con il termine libretto, e inoltre vediamo che appunto questo libretto negli ultimi versi viene usato, viene appunto con grande appunto modestia. E inoltre alla fine quod do patrona virgo plus unos maneat perenne saeculo, qui invece vediamo appunto un'invocazione che appunto Catullo fa alla musa proprio affinché una sorta di protezione per il suo libretto che continuasse in generazione e durasse per secoli. Analizziamo adesso il Carme numero 8 di Catullo, un componimento estremamente pregno di profondità, pregno di emozioni che ci possono sembrare molto lontane, ma ci toccano, toccano ognuno di noi allo stesso modo. Sono emozioni che tutti noi abbiamo provato. Sono frasi, quelle che ritroveremo all'interno di questo Carme, all'interno di questo componimento, che tutti ci siamo detti. Catullo, in questo componimento, si esorta a non seguire più Clodia, la sua amata, o anche lesbia, che non lo vuole più, che ormai lo ripudia, non accetta più il suo amore. Catullo ha dato tutto per lei, la amava con tutto se stesso, ma lei ormai lo rifiuta. Infatti che cosa dice? Miser Catulle, desinas neptire, et quod vides perisse perditum lucas. Misero Catullo, si riferisce a se stesso e si chiama misero. Smettila di vaneggiare, smettila di essere stupido. Quindi smettila di andare dietro una donna che non ti vuole più. Et quod vides perisse perditum ducas. Ciò che ormai vedi essere perduto, ormai ciò che vedi essere perduto, ecco, consideralo perduto. Non potrà mai più tornare da te, Clodia. Non potrà mai più riaccettare il tuo amore, perché lei non ti ama più. Fulsere quondam candidi tibi soles, cum ventitabas quo puella ducebat, amata nobis quantum amabitur nulla. In queste frasi Catullo sta rimembrando i bellissimi tempi che lui ha passato con la sua amata. Infatti dice: brillarono un tempo per te, Tibi, giornate radiose. Quindi un tempo per te, ecco, brillavano delle giornate bellissime, radiose, meravigliose, quando andavi dove la fanciulla ti conduceva. Catullo si lasciava trasportare da Clodia, dalla sua amata, bastava stare con lei per lui.
Amata nobis quantum amabitur nulla. Amata da noi, questo è un pluralia maestatus, amata da me in realtà, quanto non è mai stata amata, quanto diciamo, quanto nessuna ecco sarà mai amata. Ibi illa multatum iocosa fiebant, qua ancora rimembra, ancora ricorda, quae tu volebas, nec puella nolebant, fulsere vere candidi tibi noles, soles. Qui dice, al tempo, ecco, avvenivano cose molto giocose che tu volevi e voleva anche la fanciulla, la ragazza. Quindi, ecco, l'amore che era contrapposto prima da Clodia rendeva quei momenti ancora più pregni, ancora più ricchi di significato, perché ciò che Catullo e Clodia facevano insieme era un qualcosa che entrambi volevano. E quindi erano, ecco, dei momenti ancora più ricchi, ancora più belli, perché erano condivisi da entrambi. Però adesso vi è un cambiamento all'interno dell'animo di Catullo. Qui inizia a dire, utilizza, ecco, se prima rimembrava, ricordava i bei tempi passati con Clodia, adesso inizia ad utilizzare una frase, utilizza una frase estremamente dura. Dice, Nunc iam illa non volt. Ormai lei non vuole più. Lei non ti ama più, questa è una frase estremamente dura e forse lui sta cercando di accettarla ed è per questo che la scrive. E dice, Tu quoque in potens noli, nec quae fugit sectare, nec miseri vive, sed obstinatamente perfer, obdura. Dice, anche tu, lui si chiama impotente perché lui non può fare nulla di fronte a Clodia che non ricambia più il suo amore. Lui che cosa può fare? Assolutamente nulla. Lui le ha dato tutto il suo amore, ma non può fare più di questo. Quindi, tu, impotente, non inseguire più la ragazza che fugge, più quella che fugge, perché Clodia ormai se n'è scappata, è andata via. E non vivere da misero, non vivere miseramente, pensandola e ricordandola e rimuginando ancora su quello che hai vissuto con lei, perché ti porterai soltanto alla tristezza. Ma con mente, diciamo, con mente ostinata, resisti, insisti, persisti, obdura. Quindi cerca di essere forte, cerca di andare avanti. Catullo continua così. Vale puella, iam Catullus obdurat. Addio fanciulla, Catullo ormai resiste. Nec te requiret, nec rogabit in vitam. At dudolebis cum rogaberis nulla. Non ti cercherà né ti pregherà se tu non lo vuoi, ma tu soffrirai quando non sarai più pregata. Queste parole Catullo le rivolge anche a se stesso. Cerca, diciamo, di convincersi del fatto che oramai Clodia sia andata via e che dimenticarla sia la scelta migliore. Cerca di farsi forza attraverso queste parole. Scelesta, vette, sciagurata, vai via, guai a te. Qui, come possiamo vedere, c'è un cambio di scena improvviso. Quae tibi manet vita? Che vita ti rimane senza di lui, senza un uomo che la ami come lo ha fatto lui? Quis nunc te adibit? Chi ora si avvicinerà a te? Cui videbberis bella? A chi sembrerai bella? Queste sono le domande che ci poniamo anche noi quando veniamo abbandonati da una persona che amiamo. Con chi sarà? Cosa starà facendo? Quem nunc amabis? Cuius esse diceris? Chi ora amerai? Di chi si dirà che tu sia? Catullo, come possiamo vedere da queste parole, prova ancora una gelosia quasi morbosa nei confronti di Lesbia, forse accentuata dal fatto che lei oramai sia andata via. Quem basiabis? Cui la bella mordebis? Chi bacerai? A chi morderai le labbra? As tu, Catulle, destinatus obdura, tu, Catullo, ostinato,
resisti. Possiamo vedere qui una concezione dell'amore diversa, ma non così tanto. Un amore che questa concezione, infatti, vi è ancora oggi, diciamo. Si ama nonostante si venga maltrattati. Anche quando si arriva alla fine di una relazione in cui si era il perdente, la persona che soffriva di più, ci si preoccupa lo stesso della persona amata. Questo tema è stato ripreso anche da un cantautore dei nostri tempi, Claudio Baglioni, nella canzone E tu come stai, dove si preoccupa del carnefice e dei suoi sentimenti. Quindi possiamo dire che questo tema attraversa i tempi. Infatti anche Catullo, dopo aver dato l'addio a Clodia, la mente di Catullo si affolla di domande angosciose riguardanti il futuro di lei. Ma in realtà possiamo dire che queste rappresentano l'infelice condizione di se stesso, lacerato ormai dal ricordo e dalla gelosia. Nel Carmi 49, Catullo fa una sorta di ringraziamento a Cicerone e infatti inizia dicendo: Disertissime Romuline votum, quod sunt quodque fuere merce tulli, quodque post alis erunt in annis. Eloquentissimo tra i nipoti di Romolo, quanto sono e quanti furono, Marco Tullio appunto, e quanti saranno in futuro negli anni a venire. Noi non sappiamo bene in realtà perché Catullo abbia voluto fare questo ringraziamento nei confronti di Cicerone, anche perché quest'ultimo noi sappiamo che era abbastanza ostile nei confronti della scuola dei poeti nuovi, infatti li chiamava neoteroi. Però sappiamo che comunque i due erano collegati dalla figura di Clodia, quindi lesbia per Catullo. Infatti Cicerone, nell'orazione Procelio, parla appunto di Clodia e possiamo dire la insulta, appellandola con nominativi come poco di buono oppure l'amica di tutti, perché sostanzialmente deve difendere il suo amico Marco Celio Rufo, che era stato accusato non solo di violenza, ma anche di aver tentato di avvelenare la stessa Clodia. La quale egli praticamente descrive come un eccesso che non deve essere assolutamente preso come esempio. Poi Catullo continua dicendo: Gratias tibi maximus Catullus, agit pessimus omnium poeta, tanto pessimus omnium poeta quanto tu optimus omnium patronus. Quindi ti rende sentitissime grazie, Catullo, appunto, il peggiore poeta di tutti, quanto tu sei il migliore avvocato di tutti. Possiamo fare particolare attenzione alla parola omnium che compare nell'ultimo verso. Infatti, questa è una particella che può avere un doppio significato. Può essere sia usata come un partitivo e quindi si intende appunto il miglior avvocato di tutti, quindi tra tutti gli avvocati tu sei il migliore, come appunto Catullo nel verso prima aveva voluto dire il peggiore poeta di tutti, quindi tra tutti i poeti sono il peggiore. Ma può essere usato anche come un genitivo oggettivo. Quindi il miglior avvocato di tutti, quindi di tutte le persone, cioè difende praticamente persone che provengono da qualsiasi partito e in qualche modo ha voluto dire che Cicerone non ha alcuna coerenza politica. Nel 51esimo Carme, Catullo osserva e descrive un uomo che si ritrova di fronte a una donna, cioè Clodia, la donna di cui il poeta è perdutamente innamorato, e appunto lo descrive come un uomo impassibile. Un uomo che appunto riesce a non mostrare alcun tipo di turbamento, anche se si trova di fronte a questa bellissima donna. Lui infatti rimane sorpreso da quest'uomo perché appunto Clodia suscita in lui una specie di malessere fisico che lo porta addirittura allo svenimento. E in particolare, appunto, questo Carme è un'ode alla poetessa Saffo che visse intorno al VI-VI secolo a Lesbia e che scrisse anche lei un testo a cui Catullo si è ispirato. Questo Carme però, questo 51esimo Carme di Catullo però non è soltanto una copia del testo di Saffo, infatti Catullo cerca di eliminare o
modificare alcuni elementi del testo di Saffo. In particolare, ad esempio, nel testo di Saffo non si parla di quest'uomo che guarda appunto la donna, ma si parla di più della donna, mentre nel testo di Catullo lui dà più importanza a ciò che vede riguardo quest'uomo e non al comportamento della donna. Ille mi paresser Deo videtur, ille si fas est superare divos, qui sedens adversus identidem te spectat et audit. Quindi quello mi sembra essere come un dio, simile a un dio. Quello, se è lecito, sembra superare gli dei. Quello che siede, che sedendo davanti a te, spesso ti ascolta e ti vede. Quindi in questo caso quest'uomo viene paragonato addirittura agli dèi per la sua imperturbabilità. Dulcer identem, misero quod omnis erepit sensus mihi, nam simul te lesbia expexi, nihil est super mi. Quindi, mentre ridi dolcemente, cosa che mi toglie ogni forza, infatti, quando ti guardo lesbia, mi togli ogni filo, non mi resta alcun filo di voce. E quindi qui lui parla delle sensazioni che prova per questa donna. Allora, il Carme 51 è il Carme in cui Catullo si rifà, traduce l'ode famosissima di Saffo. Sappiamo di Saffo, insomma, ci sono state tramandate tantissime cose di lei, soprattutto che è stata la poetessa greca lesbica. Questo termine proviene in realtà dalla sua isola di provenienza, Lesbia. Sappiamo di lei che è stata sposata, ha avuto un figlio ed è stata anche, ha vissuto per un certo periodo in questo collegio femminile, che c'erano appunto sulla sua isola, in cui preparavano le donne al matrimonio o anche ai rapporti sessuali. In questi collegi comunque fiorivano anche gli amori. Ed è per questo che sappiamo anche che è stato innamorato di questo giovane che appunto è morta proprio per lui. Quindi possiamo dire che questo Carme è in realtà una poesia di gelosia, ma può essere anche una poesia d'amore. In realtà Saffo era gelosa perché questo giovane di cui si era innamorato va insomma sposa quest'altra fanciulla. E quindi Catullo prende questa ode, lo traduce e aggiunge anche un verso addirittura e lo rimaneggia. E nasce questo Carme 51. Allora, prima di tutto, lesbia è un po', appunto, sono degli appellativi che dà, è un appellativo che dà a Clodia. In realtà è anche una regola dei poeti nuovi, quello di mettere uno pseudonimo, insomma, alla donna amata. Perché lesbia? Lesbia perché sappiamo che in realtà anche dal punto di vista metrico, perché sono Clodia e lesbia, sono abbastanza simili anche perché appunto si rifà a lesbia, quindi l'isola di Saffo. Quindi ci sono questi asterischi perché le parole non sono certe, manca un rigo, manca un verso sostanzialmente. Allora, lingua set torpet tenus subartus, flamma demanat, sonitus opte tintinant aures, gemina teguntur, lumina nocte. Allora, in questo caso, in questa terza strofa, lui descrive questi sintomi del male. Ama così tanto Clodia che non riesce a parlare, non riesce a pensare. E sono tre i sintomi fondamentali, cioè questa febbre, questo fuoco che lo permane, ecco. Gli si oscurano gli occhi, le orecchie tintinnano, infatti, ma la lingua è paralizzata, non riesce a parlare, quindi una fiamma sottile si diffonde sotto le membra. Le orecchie tintinnano, però non sono loro, gli occhi sono coperti da una duplice notte. Gli si oscurano gli occhi, ti amo talmente tanto che non riesco a
a parlare, che non riesco a pensare, la lingua si intorpidisce, non riesco più a dire niente. È un po' ecco anche perché Catullo è conosciuto come, insomma, in Catullo possiamo, è anche amato dai giovani proprio per questo, perché descrive quello che tutti noi, a tutti noi succede quando amiamo una persona e gli stiamo davanti, sono comunque sintomi universali. Quindi, dopo aver descritto questi sintomi del male, passa a spiegarne la causa, quindi nella quarta strofa. E dove diciamo che si sdoppia, ecco, inizia la sua riflessione, si chiama per nome Otium Catulle tibi molestum est, otio excultas nimiunque gestis, otium et reges prius et beatas perdit urbes. L'amore ti è molestato, a causa dell'amore ti esalti e smanii troppo, e l'amore in passato ha mandato in rovina re e città beate. In questo caso si rifà, nel caso delle città beate, alle città orientali, ecco, dove l'Ozium, diciamo, dove in cui in queste città orientali sono conosciute per questa inattività, ecco. Quindi, in questo caso dice, fa riferimento all'ozio, che in realtà a Roma diciamo, ha un valore negativo, anche se prima aveva anche un valore positivo, e in questo caso comunque si rifà alla morale tradizionale, al mos maiorum, quindi in questo caso otium e mos maiorum hanno un legame. Quindi diciamo che in questo caso lui collega l'ozio all'amore, perché l'ozio appunto era a Roma come diciamo, non, il non occuparsi di attività. Infatti, in quel caso a Roma, appunto, Roma era divisa in due parti, di persone che erano attive nella vita pubblica, nella vita politica, e c'era chi era nell'ozio, quindi chi passava il tempo libero, chi leggeva, chi scriveva come Catullo. In questo caso Catullo collega l'amore, collega l'ozio all'amore. Quindi lui dice l'ozio mi fa male, l'ozio gli fa male perché il non far nulla lo porta a pensarla e gli fa male sostanzialmente. Di Catullo abbiamo 116 carmi, quindi circa 2300 versi, che sono suddivisi raccolti in un liber che appunto divide in base alla metrica questi carmi. E noi andremo ad analizzare il terzo, che comprende dal 69esimo al 116esimo, infatti parleremo del 72esimo. Il 72esimo è un componimento in cui Catullo ci fa comprendere il suo dissidio interiore dovuto alla consapevolezza del tradimento da parte dell'amata, e possiamo notare da una parte il desiderio che aumenta, nonostante ciò, il desiderio carnale che aumenta, e invece da un'altra parte sminuisce la stima che aveva nei confronti della sua donna. E quindi questo contrasto viene chiamato proprio dall'autore amare e bene belle, ossia amare nel senso di desiderare nel senso sessuale, mentre bene belle, che vuol dire comunque avere una stima e un affetto reciproco. In più possiamo leggerlo: dicebas quondam solum te nosse Catullum lesbia, nec pre me belle tenere iovem. Quindi, in un momento di grande amore, Clodia dice di non voler nessun altro come suo amante se non Catullo, nemmeno il più grande tra gli amanti, ossia Giove. Catullo inizialmente rinfaccia l'incoerenza della donna e successivamente se la prende proprio con il suo cuore, che si innamora delle persone sbagliate.
La prima parola di Cebas la troviamo al passato e questo quindi ci fa capire che c'è una contrapposizione anche tra un passato che è stato molto felice, pieno di amore, e un presente che invece è tormentato e doloroso. In più possiamo Nosse è invece una forma sincopata di novisse, che sarebbe un eufemismo per indicare comunque il possedere in senso sempre sessuale. Nei due versi successivi Catullo richiama i tempi passati e le promesse d'amore alla sua amata. Infatti, dice Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam, sed pater ut gnatos dirigit et generos, che tradotto in italiano significa ti amai in quel tempo, non tanto nel modo in cui si ama un'amica, ma come il padre ama i figli e i generi. Nei versi successivi, invece, Catullo, mentre parla dell'amante, ricorda come in quel passato avesse provato un sentimento sincero e possiamo definire anche fuori dal comune di amore che prova per il resto della gente. Catullo eleva così il valore del suo amore rispetto a quello degli altri, che ne viene invece inflazionato. Nei versi, lui dice nunc te coniovi. Quare etsi in pensus uror, multo mitamen es vilior et levior, che tradotto significa adesso ti conosco, perciò anche se brucio di fuoco, ancora più violento, tu sei per me molto più vigliacco e spregevole. Eppure, dopo queste premesse, Catullo afferma una cosa bruciante, ovvero che solo in quel solo ora ha capito davvero chi sia la ragazza che lo ama, che ha tanto amato. Questo implica il fatto che prima non la conoscesse davvero e ora che sa chi sia veramente la sua amata, continua a bruciare e a consumarsi d'amore, ma allo stesso tempo la disprezza, sapendo quali sono i suoi difetti e la sua viltà. Infatti, in questi versi inizia il dualismo di Catullo, l'amore e l'odio, che sono delle figure tipiche che troviamo nei suoi carmi. In questi versi cominciano dicendo: Qui potis est, in quis, quod amantem miniura talis cogit amare magis, sed bene velle minus. Com'è possibile, mi chiedi, perché un'offesa tale fa l'amante amare di più, ma voler bene di meno? Infine, fa notare come le sue precedenti affermazioni sono in contrasto, diciamo, in contraddizione dall'una all'altra. Infatti, com'è possibile, si pone una domanda, ovvero, com'è possibile amare ancora di più e allo stesso tempo disprezzare ancora di più? L'amore e l'odio non dovrebbero annullarsi a vicenda. Catullo spiega le sue posizioni e le sue emozioni. Comportandosi come si comporta lesbia, lei induce Catullo ad amare maggiormente, ad un maggiore desiderio, ma crea anche un vuoto interiore da cui viene risucchiato l'amore paterno, che è citato in altri versi del Carmi 72. I Carmina Docta sono 8 componimenti caratterizzati da un metro vario e più precisamente sono i carmi che vanno dal 61 al 68. La suddivisione in base ad un criterio metrico potremmo definirla come squisitamente filologica, per cui
possiamo supporre che questa sia stata realizzata non dal poeta stesso, come alcuni studiosi ritengono, ma in seguito alla morte di Catullo. La differenza di questi Carmina rispetto al resto della produzione catulliana sta nel fatto che questi hanno argomento tipicamente erudito e vi è un forte richiamo appunto alla tradizione ellenistica. Infatti, i primi due componimenti sono epitalami, ovvero i canti nuziali, qui appunto c'è un chiaro riferimento anche diciamo dal punto di vista pratico alla tradizione lirica greca. Sono epitalami, dunque c'è un forte assetto riguardo il foetus d'amore che per Catullo assume una valenza quasi sacrale, tanto da rinfacciare alla sua lesbia in seguito più volte di non averglielo appunto mai concesso, perché il foetus in sé per Catullo racchiude due concetti, due appunto concetti fondamentali per il romano, per la morale romana, la fides e la pietas. Questi due epitalami narrano delle nozze tra Manlio Torquato e Vinia Aurunculeia, e l'altro invece è il Vesperades. Un altro componimento invece, che appunto questi primi due epitalami seguono in qualche modo, è l'Attis, in cui si narra di questo giovane Frigio che in preda ad un delirio, come dire, religioso, per questa dea Cibele, decide di diventare suo sacerdote e si evira, ma appunto in seguito se ne pentirà. Il culto, tra l'altro, di questa dea, madre di tutti gli dei, caratterizzato da è un culto orgiastico caratterizzato da musica ossessiva e danze estremamente cruente talvolta, si sviluppò a Roma tra il 604 e il 605. Successivamente abbiamo il celebre Epilio per le nozze di Pele e Teti, che contiene in sé la appunto storia di Arianna e Teseo. Successivamente abbiamo una traduzione in distici elegiaci della chioma di Berenice del poeta Callimaco, che i poeti neoti guardano con profonda ammirazione e ispirazione, nonché aspirazione. Poiché appunto egli è ricordato per aver apportato una serie di rinnovamenti fondamentali in quella che è la tradizione ellenistica. Infatti, per esempio, lo stesso laborlime che i poeti neoteroi applicano per i loro componimenti deriva da una celebre citazione e potremmo dire componente etica presente nello stesso Callimaco, perché cito appunto il suo intento: la vittima, dilettissimo cantore, occorre allevarla il più grassa possibile, ma la musa, mio caro, sottile. Quindi questo appunto sarebbe sintomo del fatto che la poesia debba essere sottile, così come la musa quasi impercettibile, e mentre il poeta debba essere, probabilmente si riferisce alla stessa forma fisica, in carne. Un altro Carme che invece precede la chioma di Berenice è quello dedicato a Quinto Ortensio Ortalo. Un altro invece è un carme su un dialogo scherzoso tra il poeta e una porta che contiene segreti e pettegolezzi di ogni tipo di provincia. E successivamente abbiamo invece un'elegia epistolare. Il codice fondante per quanto riguarda i carmi di Catullo è costituito dalle tre parole chiave lepos, venustas e urbanitas, che costituiscono un codice tanto etico quanto anche estetico, poi etico perché appunto questo è praticabile nei rapporti, nelle relazioni che sappiamo essere fondamentali in quanto appunto Catullo canta ad una cerchia ristretta di suoi coetanei, amici e così via,
ma anche dal punto estetico, perché è quello appunto che permette al poeta di comporre in sé. Se alcuni canti possono sembrare, se alcuni carmi possono sembrare molto spontanei in Catullo, in realtà c'è da dire che questi rimangono prettamente agganciati alla tradizione letteraria. Dunque, per quanto possano sembrare appunto spontanei nell'argomento e nell'esposizione, rimangono impregnati di dottrina. Il nome del Carme 92 è il pensiero fisso. In questo si narra di Lesbia che ha disprezzo nei confronti di Catullo e che gli lancia continue frecciatine. Ma questo non scoraggia il poeta, anzi lui pensa che Lesbia lo desidera e lo pensa ogni secondo. Infatti Catullo riconosceva negli insulti il segno del suo amore, poiché se a Lesbia non fosse importato niente di Catullo, non lo penserebbe proprio. Invece Lesbia lo pensa ogni secondo, anche con la presenza di suo marito. Catullo ne è sicuro, perché anche lui si comporta allo stesso modo, facendo lo stesso ragionamento. Questo epigramma si può dire che costituisce la variante del tema sviluppato nel Carme 83 e dal punto di vista metrico c'è un gioco retorico delle ricorrenze, dei parallelismi e della scelta di una drammaticità apparente che rivelano la tecnica con cui Catullo ha elaborato questo epigramma. Passeggiando sotto un cielo stellato, oppure sdraiati sopra un plaid a contemplare l'immensità del cielo, ci soffermeremo a guardare le costellazioni. Ed è proprio sulle costellazioni che nascono molteplici miti e leggende. Una di queste è proprio la Chioma di Berenice, che è basata su una piccolissima costellazione. La Chioma di Berenice è ambientata in Egitto nel III secolo a.C., in cui c'erano le due terre, l'Egitto e la Cirenaica, che erano governate da Tolomeo III e dalla regina Berenice II, che era una donna di straordinaria bellezza e soprattutto era molto famosa per i suoi lunghissimi e lucenti capelli che facevano invidia a tutte le donne. Lei che cosa fa? Quando il marito, dopo il matrimonio, va a fare una campagna militare in Siria, lei fa voto ad Afrodite chiedendole di proteggere il marito durante la campagna militare e lei in cambio gli avrebbe offerto appunto la sua lunghissima chioma. Il marito alla fine torna da questa campagna militare incolume e lei, come promesso alla dea Afrodite, si lega i capelli in una treccia, li taglia e li offre al tempio della dea Afrodite. Ma il giorno dopo la preziosa offerta era scomparsa. Molti accusarono il sacerdote del tempio di Serapide di aver tolto l'offerta poiché l'aveva fatta a degli dei stranieri. E Berenice si disperò e il marito invece si arrabbiò molto e quindi fece chiudere le porte della città e mise a soqquadro la città per ritrovare questa chioma. Ma alla fine intervenne Conone di Sarno e Conone di Sarno era l'astronomo della corte. Conone di Sarno alla fine riuscì a spiegare il tutto dicendo che alla fine gli dei avevano voluto prendere questa chioma e l'avevano voluta rendere una costellazione e quindi così risolse la situazione. Fu così che da quel giorno la costellazione a B che troviamo nei pressi del centro della coda dell'Orsa Maggiore prese il nome di Chioma di Berenice. Inoltre fu appunto scritta, fu per la prima volta narrata questa storia dal poeta Callimaco, che era un poeta alessandrino, e la narrò nel suo poemetto, ma al giorno d'oggi purtroppo giungono soltanto pochi frammenti per un totale di 40 versi. Inoltre poi abbiamo che, fortunatamente, Catullo l'ha tradotta quest'opera dal greco al latino e l'ha introdotta nei suoi Carmi la Docta, come Carme 66. L'idea del poemetto nasce proprio in un ambiente alessandrino e inoltre si mischia anche con caratteri della poesia ellenistica e della poetica callimachea. Servirebbe anche a dare una motivazione storica, poiché appunto si ispira proprio alla storia di Tolomeo III e di Berenice, che appunto sposandosi Berenice unì sia il regno di Egitto con quello appunto della Cirenaica. Inoltre ha anche una spiegazione alla costellazione che si chiama proprio la Chioma di Berenice. Come abbiamo già detto, ci pervengono appunto soltanto dei frammenti di questo racconto, però abbiamo la traduzione appunto di Catullo e possiamo anche confrontarla in alcuni punti appunto con quella greca.
Il Carme 65 dice che appunto la traduzione lui la dedicò a questo suo amico che era Ortensio Ortalo. Ortensio Ortalo gli chiese dei versi, ma Catullo, dato appunto che aveva perso il fratello e quindi era triste per questo evento e non riusciva a comporre dei versi, gli mandò la traduzione della Chioma di Berenice. E proprio in questa sua giustificazione noi vediamo l'umiltà, ecco, di Catullo, perché davanti a una traduzione così straordinaria lui la riesce a ridurre a, a un semplice pensiero, ecco, fatto a un amico. In questo testo troviamo appunto molti elementi sia callimachei sia della poesia di Catullo. Ad esempio hanno in comune la leggerezza e l'eleganza nella trattazione dei temi riguardanti il mito, l'attualità e l'intensità dell'eros temperata dal pudore coniugale. E possiamo dire che inoltre Catullo amava le entità minuscole come il riccio o la ciocca dei capelli. In conclusione possiamo dire che, oltre ad essere appunto una traduzione straordinaria, in questo testo viene fuori anche l'ammirazione, ecco, di Catullo verso la poesia callimachea. Fino alla fine della Repubblica era praticamente impensabile che una donna occupasse un ruolo centrale all'interno di una composizione poetica o comunque letteraria. Poi nel corso del primo secolo avanti Cristo la mentalità dei romani cambiò e si empatizzarono maggiormente con la figura femminile, anche se ciò non si tradusse di fatto in un miglioramento della condizione delle donne a Roma. Inoltre in campo letterario iniziò a diffondersi l'epigramma ellenistico. La poesia d'amore a quei tempi poteva essere di due tipi: quella di ispirazione callimachea, che non prevedeva l'inserimento all'interno di essa della sofferenza amorosa, oppure quella ripresa da Meleagro, che fu poi quella scelta da Catullo e successivamente dai poeti elegiaci, che invece evidenziava i dolori che il sentimento amoroso poteva portare con sé. I poeti nuovi infatti furono i primi a dare un ruolo di primaria importanza alla propria soggettività all'interno delle composizioni letterarie. Prima di questo tipo di poesia, i romani avevano conosciuto gli amori della pagliata, che però sfociavano nel matrimonio solo dopo l'agnizione, il riconoscimento finale, che rimaneva di fatto il tema principale, non l'amore, della pagliata. E inoltre in essa la caratterizzazione psicologica dei personaggi femminili era praticamente inesistente. In questo senso Catullo portò delle profonde innovazioni, infatti egli fu il primo ad inserire al centro di praticamente tutta la propria produzione letteraria un amore adultero, nel quale la donna amata era sposata con un uomo particolarmente in vista all'epoca. Infatti l'adulterio non era giustificato neanche dal fatto che probabilmente il marito di Clodia morì durante la relazione tra lei e Catullo, poiché a Roma le vedove dovevano in un certo senso comunque rimanere fedeli al marito, anche se egli era ormai defunto. Inoltre Catullo fu il primo ad affidare le redini della propria relazione, o almeno è questo che ci mostra all'interno dei propri Carmi, ad una donna, e infatti in questo senso egli stravolse quanto era consono al Mossio Maiorum dell'epoca. Catullo mostra all'interno dei propri Carmi delle profonde contraddizioni che sembrano non arrivare mai ad uno scioglimento, e per questo la sua poesia, che è anche caratterizzata da un breve spazio letterario, poiché i poeti nuovi prediligevano i generi letterari caratterizzati dalla brevitas, il lavoro di Cesello, risulta essere quasi immediata, spontanea, ma in realtà non lo è. Poiché prevedeva un'enorme cultura e dottrina e presupponeva un pubblico altrettanto colto, poiché Catullo era costretto a mettere in atto un enorme lavoro di labor line, appunto, di Cesello. Catullo infatti è amatissimo ancora oggi, nonostante la crudezza di alcuni dei suoi carmi, poiché narra di un sentimento universale, evidenziandone non solo gli aspetti fiabeschi, positivi, ma anche i dolori che il sentimento amoroso può portare con sé, e dunque risulta attualissimo ancora oggi.
Attis è uno dei due pili collocato nei Carmina Docta e viene scritto in Galliambi. È dedicato al mito del giovane Attis che, per odio verso Venere, si recò in Frigia e si dedicò all'esaltazione orgiastica del culto di Cibele, diventandone poi sacerdote. Il mito di Attis parla di come lui fosse nato e poi successivamente morto ed ha origine frigia. Zeus, addormentato su una pietra che rappresenta la dea Cibele, la fecondò e nacque Agedites. Era una creatura senza freni, diciamo, che non aveva né timore degli umani né degli dei. Infatti tutti gli dei decisero di mandare Dioniso per fargli strappare il membro virile. Dal sangue perso dalla creatura nacque un melograno e il suo frutto, tenuto in grembo da Nana, fece nascere un altro bambino. Quando vide che però questo piccolo era fin troppo furioso, lo espose e lo lasciò in un canneto, dove fu salvato e allattato da una capra, e da dove prese appunto il nome Attis. Cresciuto divenne un giovane bellissimo e riuscì a far innamorare Agedistis, ormai essere, diciamo, totalmente femminile. Però il re Mida, vedendo la bellezza del giovane, decise di farlo sposare con la propria figlia, e Agedistis, colpita dalla gelosia, suonò un flauto sacro, diciamo tenuto caro dai pastori di Pan, fece impazzire tutti gli invitati, e Attis morì dissanguato sotto un pino.